Sono fermi 25 dei 29 convogli delle Ferrovie del Sud-Est dall'USTIF, l'ufficio ministeriale deputato alla sicurezza dei trasporti ferroviari, il blocco ai mezzi con ruote e carrelli usurati, una decisione che segue alle verifiche operate il mese scorso, inevitabile dopo la strage ferroviaria della tratta Andria Corato sulla linea Bari Nord. Oggi a partire solo 4 convogli di Ferrovie del Sud-Est, quelli in partenza da Bari alle 5.25 e 2 da Martina Franca. Una giornata da dimenticare per tanti lavoratori e studenti, per i più assidui frequentatori delle ferrovie. La pioggia copiosa delle passate ore ha anche portato ad un guasto ai sistemi di distanziamento dei treni tra San Vito dei Normanni ed Ostuni, sospesa la linea Lecce-Bari, 14 treni che hanno viaggiato con un ritardo medio di 1 ora e mezza. Tornando alle Ferrovie del Sud-Est, la cui debitoria è pesante ed è già finita sotto la lente di ingrandimento della magistratura, bisognerà correre ai ripari, attendendo i lavori per nuove ruote e carrelli. Si pensa a dei bus sostitutivi.